Mal tempo scatenato ieri sera, vento e pioggia forte, come d'allerta diramata, hanno imperversato sul territorio provinciale. A seguito del pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste hanno eseguito 45 interventi di soccorso tecnico urgente, oltre a 28 richieste di intervento chiuse e altre 10 successive. Caduta alberi e rami, finestre pericolanti, danni d'acqua, un soccorso a un'imbarcazione in difficoltà, ascensori bloccati. Queste le tipologie degli interventi che i vigili del fuoco di Trieste hanno svolto con la squadra della sede centrale, della sede nautica e del distaccamento di Opicina, del distaccamento di Muggia e con il supporto di un'autoscala. L'allerta meteo sussisterà fino a stasera. Ieri infatti è stato siglato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dal vice con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi il decreto di preallerta con relativo impegno di risorse per eventuali interventi di emergenza.